Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 19 agosto, ricordiamo Sant'Italo. Ascoltiamo. È un santo martire quasi sconosciuto. Dal nome si suppone che sia vissuto nell'Italia centro-meridionale, probabilmente nel sud del Lazio, e morto durante le grandi persecuzioni contro i cristiani al tempo di Diocleziano. Il nome proviene dal greco Italos e si riferisce all'eroe eponimo dell'Italia di origine incerta. Vi sono varie leggende che lo dicono venuto da Creta, diventato re degli Enotri o dei Siculi e padre di Sicelo, oppure è un re dei Liguri, oppure è un eroe nativo dell'Enotria e re delle estremità della penisola, da lui denominata Italia, oppure figlio di Telegono e Penelope e fondatore di Tuscolo e di Preneste nel Lazio. Tutte le leggende però concordano ad indicarlo come signore dell'Italia meridionale e lodano la sua bontà e saggezza legislativa. Da lui Aristotele fece derivare il nome Italia. Oggi sono proprio di parte, ho scelto questo santo che riguarda il mio nome, quindi benché non sia un santo tanto famoso, come del resto il nome Italo non è tanto diffuso. Le notizie infatti sulla sua vita sono molto poche, però pensiamo che Aristotele ha fatto derivare il nome dell'Italia proprio a partire da questo santo. Ed è la nostra patria che voglio ricordare oggi e affidarla proprio anche alla protezione di Sant'Italo. Ci sono periodi più o meno importanti, ma per la politica anche un periodo molto molto importante questo. Ci sono eventi particolari in atto, scelte importanti da prendere. Allora che Sant'Italo veramente ci invogli a partecipare al dibattito politico, ad interessarci, perché, chiedendo anche in giro, sto notando che i cristiani, soprattutto anche i giovani, a volte sembrano non essere molto interessati alla politica. Allora oggi facciamo questo sforzo sotto la protezione di Sant'Italo, dedichiamo un po' di tempo alla nostra patria, ossia alla nostra società, nell'intenzione di renderla migliore, come? Ascoltando cosa la politica propone e prendendo anche noi la nostra posizione e maturando l'intenzione di esprimerla poi attraverso il voto. In questo ci aiuti Sant'Italo. Prega per noi.